Il calciatore del Monza Armando Izzo è stato condannato a 5 anni di reclusione dalla sesta sezione penale del Tribunale di Napoli per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Il coinvolgimento di Izzo nel processo, nato dalle indagini della direzione distrettuale antimafia sul clan camorristico Vanella Grassi, riguardava presunti casi di partite combinate risalenti al campionato di Serie B 2013-2014, quando Izzo militava nell'Avellino. Izzo è stato condannato per il capo di imputazione relativo alla partita Modena-Avellino e assolto per il capo di imputazione relativa alla partita Avellino-Regina. Le parole di Accurso, ritenute attendibili dai giudici, hanno contribuito alla condanna in primo grado degli ex calciatori dell'Avellino Luca Pini e Francesco Millesi. Per lui pena sospesa e assoluzione per concorso in associazione mafiosa. Le deposizioni di Accurso, ex affiliato del clan camorristico Vanella Grassi, rese in procura durante le indagini, menzionano anche Armando Izzo. Il ragazzino di Scampia, nipote di un nome di spicco della Vanella Grassi, nonostante il successo nel calcio, da lui stesso definito un miracolo in più interviste, per la procura di Napoli non aveva infatti mai reciso del tutto il legame con l'ambiente d'origine. Il PM della DDA partenopea, Maurizio De Marco, aveva chiesto per Izzo 4 anni e 10 mesi di reclusione. Gli avvocati di Izzo, Salvatore Nunez e Stefano Montone, hanno annunciato l'impugnazione in appello della sentenza. Lo stesso Izzo, una volta ricevuta la notizia della sentenza di primo grado, ha commentato su Instagram usando parole di stupore e delusione. Sono molto deluso dalla sentenza di primo grado, sono stato assolto per non aver commesso il fatto nella partita Avellino-Regina del 25 maggio 2014, ma vengo accusato di aver combinato la partita Modena-Avellino il 17 maggio 2014, una partita che non ho nemmeno giocato. Leggerò le motivazioni con i miei avvocati e presenteremo appello, credo nella giustizia. Entro 90 giorni saranno rese pubbliche le motivazioni di tale sentenza.